Il Dain Shin Kan, o se preferite il Gran Sacerdote, è sempre il fulcro di una discussione che trovo all'interno di una pagina Facebook, dove si parla di Dragon Ball ovviamente, o su qualche forum. È anche il soggetto principale di molti video su YouTube. Infatti, questo è uno di quei video. Prima di iniziare ci tengo a precisare che queste sono teorie e nulla è certo ovviamente. Allora, la mia teoria si divide, come al solito, come tutte le teorie che faccio, si divide in due parti, perché in testa mi vengono sempre due o più idee comunque. Allora, abbiamo la teoria del Dain Shin Kan malvagio e pure l'altra. Allora, la prima teoria, secondo me il Dain Shin Kan diventa malvagio perché vuole, diciamo così, spodestare Zeno dal potere. E l'altra è perché odia Goku, inizia a provare rancore verso di lui. Allora, chi è il Dain Shin Kan innanzitutto? Chi non ha seguito il mio vecchio video dove dicevo chi era, allora ve lo spiego velocemente. È il padre di Whis e Vados al 100%, non si sa, ma credo che lo sia anche degli altri angeli. Whis afferma che il padre è uno dei cinque guerrieri più forti dell'universo. Lui stesso dice che non potrebbe mai avere possibilità di vittoria in un uno contro uno. Però ovviamente non sappiamo in quale posizione può essere piazzato tra le prime cinque. Infine, sappiamo che è il cancelliere di Zeno-sama. Adesso partiamo con le teorie. La prima teoria che mi fa pensare alla malvagità del Dain Shin Kan è quella appunto di voler spodestare il trono a Zeno-sama. Il movente potrebbe essere l'essere così, scusate la ripetizione, infantile di Zeno-sama. Magari potrebbe disturbare il Dain Shin Kan vedere comunque un essere così infantile appunto che governa tutti gli universi. Magari non sarà l'unico angelo malvagio, ma avrà bisogno di aiuti. E quindi, secondo me, i due angeli degli universi 10 e 11 potrebbero essere una buona compagnia. Specialmente l'angelo dell'universo 11, su cui vorrei fare anche una bella teoria, secondo me è abbastanza cattiva. Anche perché il suo dio della distruzione, il pagliaccio, è abbastanza cattivo solamente a guardarlo, regà. Nonostante i guerrieri di quell'universo dicono di combattere solamente per la giustizia. Quindi, appunto, ci potrebbe essere questo colpo di stato per usurpare il trono a Zeno-sama e governare tutti gli universi. Il secondo motivo potrebbe essere l'odio che prova il Dain Shin Kan verso Goku, che magari per il momento non dà a vedere. Quest'odio, secondo me, potrebbe essere scaturito dal fatto che Goku ha un rapporto molto amichevole con Zeno, rendendo geloso magari il Gran Sacerdote. Anche magari avete visto quei comportamenti poco formali, così tra virgolette, che ha Goku nei confronti delle divinità. Magari, dopo aver vinto il torneo Goku, perché secondo me, regà, lo dirò anche nel prossimo video che uscirà, secondo me, dopo aver vinto il torneo, quindi Goku dimostrerà a tutti quanti di non essere cattivo, perché come abbiamo visto finora, tutti quanti credono che Goku sia un incosciente, uno stolto, uno stupido, insomma, che abbia messo in pericolo tutti quanti e che quindi sia malvagio, che lui per la voglia di combattere vuole praticamente far morire tutti quanti. Invece no, non è così, lo sappiamo che lo fa inconsciamente sì, ma per un lato positivo, ovvero per migliorare lui e per divertirsi. Quindi per favore non dite ste cazzate, pure certi video che fanno magari 100.000-200.000 visualizzazioni che Goku è cattivo, ma che cazzo dite, porco due? How Italians bestemmiano davanti alla telecamera. Comunque, secondo me potrebbe accadere che Goku, per dimostrare che è buono, l'universo sconfitto, il peggiore, insomma, che verrà distrutto poi da Zeno-sama, secondo me Goku lo riporterà in vita, tra virgolette, utilizzando le super sfere del drago. Questo però il Dain Shin Kan, vedendolo come un, diciamo così, un comportamento irrispettoso verso il volere di Zeno-sama, secondo me lo impedirà. In che modo? Uccidendo Super Shenron. Sappiamo che è possibile comunque uccidere un drago delle sette sfere, anche perché l'abbiamo visto fare nella prima serie di Dragon Ball ad Al Satan. Quindi secondo me ci sarà un combattimento tra il Dain Shin Kan e Goku, che combatteranno tra di loro, e secondo me Goku utilizzerà la nuova trasformazione e magari vedendo che non arriva comunque ai livelli suoi del Gran Sacerdote, sicuramente proverà a fare la fusione con Vegeta e magari vedremo uno scontro epico tra Vegeta Blue, questa volta magari spero che duri di più la fusione, contro il Dain Shin Kan. Chissà che cazzo di scontro epico, anche se secondo me sarebbero in svantaggio ancora. Poi chi lo sa, magari ci potrebbe essere il via ad un'altra saga, perché magari Zeno, vedendo il Dain Shin Kan che attacca così il suo amico, potrebbe avvelenarsi, fermare lo scontro
E ci sarà una saga in cui vedremo Goku che batterà il Dan Shinkan allenandosi e cose così. Quante cazzo di volte ho detto Dan Shinkan in una frase non lo so manco io. E niente ragazzi, il video è finito. Vi ringrazio per essere stati con me anche questa domenica. Lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto. Non dimenticatevi di votare la prossima teoria che volete che farò domenica prossima. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E non dimenticatevi di attivare la campanellina per non perdervi nessuno dei miei video. E noi come al solito ci vediamo in un prossimo video.